Bene ragazzi, l'altra volta vi ho dimostrato praticamente in tre modi la formula dell'energia magnetica. L'abbiamo chiamata energia potenziale magnetica e è collegata al solenoide, mentre l'energia potenziale elettrica è collegata al condensatore. Su questo parallelo ovviamente ci ritorno. Quindi, da una parte abbiamo la parte elettrica, che è amica del condensatore, mentre da questa parte abbiamo la parte magnetica. Stiamo cominciando a vedere che in realtà la parte magnetica e la parte elettrica dialogano tra di loro attraverso la terza equazione di Maxwell o la legge di Faraday non è Lenz. E qui abbiamo il solenoide. Abbiamo visto che mentre nel condensatore si immagazzina campo elettrico ed energia elettrica, che come formula l'abbiamo vista in più modi, quindi o come Q quadro su 2C, adesso poi vedremo qual è la nostra più comoda, o come un mezzo C delta V quadro, forse l'abbiamo vista solo come Q quadro su 2C, mentre l'energia magnetica risulta essere uguale a un mezzo LI quadro. Questo risultato l'abbiamo ottenuto con tre integrali concettualmente uno diverso dall'altro, ma poi concettualmente è questa formulina qui. Allora, oggi ci chiediamo sia per questo una cosa importante. Cioè, se è possibile, visto che questa è l'energia presente in tutto il condensatore e questa è l'energia presente in tutto il solenoide, se si può definire una sorta di, una cosa importantissima poi per l'avanzamento del nostro curriculum scientifico, il concetto di densità volumica di energia. Allora, è una cosa molto importante perché il concetto di densità è molto più ricco rispetto al concetto di, ad esempio, massa, perché la densità ti dice quanta massa hai per metro cubo e quindi ti dà un'indicazione intensiva, non estensiva, perché è ovvio che più il corpo è grosso, più il corpo ha massa, ok? Però la massa e il volume non sono proprietà proprie del materiale, la densità sì, la densità specifica il materiale. Okay? Ci sono delle quantità intensive, come ad esempio la densità, la pressione, che specificano per la densità il tipo di materiale, ad esempio. Per quanto riguarda, ad esempio, la pressione, la forza per unità di superficie che sta premendo contro un corpo e sono grandezze molto importanti. E adesso noi ci chiediamo, appunto, se anche la densità è una grandezza intensiva, cioè non dipende dalla grandezza del condensatore e o dalla grandezza del solenoide. Allora, come si fa? Noi vogliamo trovare, quindi, la densità volumica di energia elettrica, che chiameremo WE, e la densità volumica di energia magnetica, che chiameremo ovviamente omega m. Poi per quanto riguarda poi queste due grandezze saranno molto importanti per le onde elettromagnetiche, poi per quello che noi le facciamo. Alla fine vi dirò anche quali sono le loro altre unità di misura, perché ovviamente l'unità di misura di una densità volumica di energia è ovviamente, essendo energia fatto volume, sono joule su metro cubo e joule su metro cubo. Cioè, l'idea è, se noi prendiamo un condensatore, quanta energia elettrica c'è ogni metro cubo? Ok, capite che è intrinsecamente intensiva, no? Questa grandezza. E allora l'idea è, sapendo che l'energia totale elettrica in un condensatore è fatta così, quanto vale la densità volumica di energia? Ma l'idea è che devo prendere il mio condensatore, poi dovrò fare la stessa cosa per il solenoide. Qui ci metto il meno, qui ripassiamo qualcosa di elettrico che non ci fa mai male.
Allora, si instaura un campo elettrico se io ci applico una differenza di potenziale che va sempre dal più al meno. Poi è il campo elettrico che immagazzinando si fa immagazzinare energia elettrica. E poi, visto che il campo elettrico è uniforme, ok, c'è un legame tra il delta V e il campo elettrico, perché delta V è semplicemente l'intensità del campo elettrico per la distanza. Questa è una formulina stupidina che ci serve da collegamento tra la differenza di potenziale ed il campo elettrico. Ecco, come faccio a trovare, ragazzi, la densità di energia elettrica? Non è mica difficile, perché questo l'ho chiamato D, la superficie dei piatti la chiamo S, e quindi vado a dire che la densità di energia elettrica, cioè quanti joule ho per metro cubo, è ovviamente l'energia elettrica diviso totale, diviso il volume. Rapporto tra due grandezze estensive mi crea una struttura intensiva, che non dipende da quanto è grande il condensatore. Vado avanti, allora l'energia elettrica ovviamente è un mezzo C delta V alla seconda. Ragazzi, il volume di questo condensatore è veramente molto facile, perché è il volume di un parallelepipedo che quindi si fa area di base per D, ok? Per l'altezza, quindi è semplicemente S per D. Il risultato di questo non dovrebbe quindi dipendere da S e da D, non dovrebbe dipendere dalle dimensioni. Allora, facciamo un semplice passaggio e abbiamo finito, nel senso che vado a scrivere C utilizzando la seconda legge di Ohm, quindi Eps, la definizione di capacità geometrica, che è questa, e delta V lo vado a scrivere come E per D, ok? Come se volessi far uscire le quantità geometriche dalle cose. Allora diventa, attenzione, un mezzo, C diventa epsilon S su D, delta V quadro diventa il campo elettrico alla seconda per D alla seconda, divido per S per D, e ragazzi, magia delle magie, tutte le cose geometriche vanno via. Guardate, D quadro diviso D fa D, S diviso S, vedete, scompare tutta l'informazione geometrica, ma perché questo risultato, essendo una densità, deve essere indipendente dalla geometria, e ottengo un risultato molto molto interessante, cioè che la densità di energia elettrica dipende soltanto dal tipo di materiale e dall'intensità del campo elettrico. Ora, io dovrei fare la stessa cosa, ragazzi, per quanto riguarda la densità magnetica. La facciamo tranquillamente, tanto per capire che alla fine otterremo una struttura molto simile a quella, solo che ovviamente la densità di energia magnetica dipenderà, vi dico subito che più o meno sarà una struttura così, un mezzo, ci sarà un B quadro, e poi ci sarà la costante, la permeabilità magnetica. Bisogna solo capire se sta sotto o sta sopra, basta, perché poi concettualmente è molto simile. Niente, allora finisco l'esercizio, poi vi faccio vedere una cosa molto interessante. Abbiamo il nostro solenoide, abbiamo il campo magnetico al suo interno, il solenoide immagazzina energia magnetica per il fatto di contenere un campo magnetico, e quanti joule ci sono per ogni metro cubo in questo solenoide? Devo fare l'energia magnetica diviso il suo volume, non è mica così diverso, perché alla fine geometricamente questa la possiamo chiamare lunghezza. Questa è sempre una superficie, quindi è un cilindro, anche qui prima di rompere l'epipedo. L'energia magnetica come formula ha un mezzo L i quadro, il volume è la superficie per la lunghezza. Ancora una volta, L è una quantità estensiva perché dipende da quanto è grande il nostro corpo, e vale
Qui bisogna ricordarsi il valore, diciamo, la seconda legge di Ohm per loro, che vale tanto così. Mi devo ricordare che la corrente dipende dal campo magnetico, perché se il campo magnetico in un solenoide vale mu n su Li, ovviamente la corrente vale, devo fare la formula inversa, ok? Quindi vale B per L fratto mu per n, e niente, inserisco i valori. Allora diventa un mezzo, vediamo se anche qui il giochino dimensionale va via. L diventa mu n quadro S su L per la corrente alla seconda, quindi diventa B quadro L quadro su mu quadro per n quadro fratto S per L. Vediamo se tutto va via, anzi se tutte le cose dimensionali vanno via. Allora, sicuramente va via il numero di spire, tutta la geometria dovrebbe andare via, SS va via, L quadro diviso L fa L, e un mu si semplifica con un mu. E infatti cosa avevo detto? Che rimaneva un mezzo, un B quadro. Ecco, la permeabilità magnetica questa volta risulta a denominatore. Quindi abbiamo ottenuto due formule, ok, molto comode, che poi ci serviranno, vi ricordo, vi ripeto, per la radiazione elettromagnetica. Fa una fatta così, e qui semplicemente l'avevo quasi preannunciato per parallelo, qui è 1 fratto la permeabilità, che vi ricordo è mu0 per mu r, quindi dipende anche dal materiale. Tu puoi cambiare densità di energia cambiando il materiale. E tutto qua. Allora, chiudo questo video, ragazzi, con una cosa molto interessante. Qual è l'unità di misura, quindi, della densità di energia? Vedete che una densità di energia è joule su metro cubo. Ma un joule, diciamo, questa unità di misura ne è un'altra molto più visiva e importante, perché i joule alla fine sono un lavoro e quindi concettualmente potrebbe essere una forza per uno spostamento. I metri cubi sono una superficie per qualcosa, anche lui con le stesse unità di misura di uno spostamento, ok? Un metro cubo è un metro quadrato per un metro. Vi volevo far notare che quindi la densità di energia ha le stesse unità di misura di una forza su una superficie, cioè di una pressione, ok? Cioè la densità di energia si può scrivere in Pascal, anche se abbiamo il concetto di densità volumica di energia è chiaro, ogni metro cubo quanti joule hai, ok? Se omega risulta 2 joule su metro cubo, significa che ogni metro cubo ci sono 2 joule. Ma questo significa anche 2 pascal. Ecco, ma i pascal ti dicono, ad esempio, se tu hai un corpo immerso nella pressione atmosferica, qual è la pressione con cui le particelle di aria stanno premendo, quanti newton per metro quadrato stanno premendo sulla superficie, ok? Ecco, vi dimostrerò che quando si parlerà della radiazione elettromagnetica, ecco, si ritroveranno queste due formule della densità di energia, e allora si andrà a parlare di una pressione radiativa. Okay. Chiudo il video semplicemente con una cosa molto interessante. Questa pressione radiativa avrà delle applicazioni gigantesche, come ad esempio le vele solari. Ci sono tantissimi film in cui tu riesci a spingere i corpi solo con la pressione di quella che poi noi chiameremo luce, o della radiazione elettromagnetica, e sarà un contributo sia della parte elettrica sia della parte magnetica. E un'altra cosa, per la prima volta, cosa molto importante, il risultato non ha bisogno
dell'esistenza di un circuito. Non so se ci avete mai pensato, ma prima noi abbiamo sempre avuto bisogno di un condensatore, di un solenoide. Adesso, e questo è un altro collegamento con la radiazione elettromagnetica, basta che esista un campo elettrico in un punto dello spazio, creato da non mi interessa chi, e lì c'è una densità di energia, solo per il fatto di avere del campo elettrico. Mi basta avere del campo magnetico affinché esista una densità di energia magnetica. Ragazzi, questa è la prima volta che noi abbiamo delle strutture che sono indipendenti dalla sorgente, okay, a parte i campi stessi. Quindi fissato il campo, in assenza di circuiti e tolte anche le sorgenti che però il campo lo creano, io posso, in assenza quindi di condensatori e di solenoidi, dire che in quel punto lì c'è una densità di energia. Questo è centrale poi per lo sviluppo della radiazione elettromagnetica.